l'unico pomodoro al mondo che si riesce a mantenere un anno dal raccolto. Un anno dal raccolto. Questo è stato raccolto a luglio 2018 e si mantiene fino a giugno 2019. Ah sì? Così come sta, o nelle cassette o appeso così. Ma la bravura non sono io oppure un altro agricoltore, ma il territorio. Il terreno, che è un terreno vulcanico alle falde del Vesuvio, e qui specialmente ad Ercolano, che è dove è nata il pomodorino del Vesuvio, si riesce a mantenere perché, a parte che siamo baciati dal sole, che abbiamo sempre il sole a mezzogiorno, e poi ci sta questa brezza marina, che, questo venticello che arriva dal mare. Luogo fresco, asciutto e ventilato, come siamo qui. Man mano che andiamo avanti, acquista sempre più sapore, quel retrogusto acidulo. Si disidrata un po' perché ha perso quell'acqua che ha preso durante il periodo che stava in campo. Questo non è un difetto, ma è un pregio, perché io quando vado a cucinare questo tipo di pomodorino, bastano 2 minuti di cottura ed è pronto, perché non c'è acqua all'interno. Questo è un prodotto di nicchia, perché si può fare solo alle falde del Vesuvio. Ma vengono benissimi qua i pomodorini, perché stanno affacciati sul mare. Sì, sì, sì. Quindi pure le piante crescono rilassate. Là abbiamo il Golfo di Napoli. Sì. Di fronte a noi ci sta Ischia e davanti ad Ischia ci sta Procida. Poi se ci spostiamo un pochettino ci sta Capri. Ah, è Capri. Che se guardi bene mi sembra una donna incinta. Ah, guardandola sì. Da sinistra verso destra, la testa, il seno, la pancia e i piedi. Ah, sì, sì. Allora, questo è il terreno che abbiamo detto dove vengono coltivati i pomodorini del Vesuvio, che è un terreno sabbioso. Questo qua ieri è venuto a piovere ed oggi il terreno già è asciutto. Sì, sì, sì. Molto. È molto sciolto. E questo è un terreno che è molto ricco di minerali, fosforo, potassio, perciò ci permette di fare questo pomodorino e viene il pomodoro con la buccia molto spessa e si riesce a mantenere un anno dal raccolto. La pizzeria napoletana è migliore con questo tomatino, con questo pomodoro. È per forza. È certo, è certo.